Passiamo ora al terzo criterio di valutazione, che è la valutazione gusto-olfattiva. Perché non si parla solo di valutazione gustativa? Perché il gusto essenzialmente ha solo quattro sentori che possono essere ricordati, che sono il dolce, l'amaro, l'acido e il salato. Queste sono le sensazioni del gusto. Tutte le altre sensazioni non sono altro che sensazioni olfattive sentite in bocca perché ovviamente i sensori olfattivi del naso sono collegati attraverso la faringe alla cavità nasale e alla bocca e quindi lo riscaldare queste sostanze all'interno della bocca ci permette di sentire di più i profumi. Siccome sarà dall'interno della bocca che sentiremo queste sensazioni, sono sensazioni retronasali, si sono chiamate retronasali, noi diremo che è una sensazione gusto-olfattiva. Per valutare bene, partiamo dalle sensazioni più semplici da verificare. Noi capiremo, introducendo una piccola quantità di vino in bocca, se si tratta di un vino più o meno dolce, se ha una sapidità più o meno elevata, se presenta un'acidità e se presenta un sottofondo amaro. Quali sono le caratteristiche di ciascuna di questa componente gustativa? Il dolce è tipico dei vini che hanno una fermentazione solo parziale, vini dolci, vini dove non tutto lo zucchero viene trasformato in alcol. Per riconoscere la presenza di zuccheri, quindi se un vino è dolce, aiuta molto la parte della punta della lingua, che è particolarmente sensibile al dolce. Quindi sentiremo se sulla punta della lingua abbiamo sensazioni residuali di dolce. Ricordo che si può parlare di vino dolce, vino abboccato, vino amabile, vino secco, a seconda dei contenuti residui di zucchero. La seconda sensazione sarà una sensazione di presenza o meno di acidità. Parlando di acidità, dobbiamo ricordare che esistono due tipi di acidità nel vino, l'acidità volatile e l'acidità fissa. L'acidità volatile deriva dalla presenza di acido acetico, quindi è sempre una negatività. La presenza di un'acidità volatile, quindi un sentore acetoso, che si determina soprattutto a livello olfattivo, significa una degradazione della qualità del vino. L'acidità fissa invece è una caratteristica a volte molto pregevole, soprattutto nei vini bianchi, ma anche in molti vini rossi. L'acidità, per me l'acidità fissa, che deriva sia dall'acido malico che dall'acido succinico, che dall'acido lattico, è quella che dà la stabilità assieme ai tannini nella conservazione dei vini. Ricordiamo che un vino piuttosto giovane viene a sollecitare molto la salivazione e la porta addirittura con quasi una stringenza. Questa è la presenza dell'acido malico. L'acido malico dà una sensazione molto forte di acidità, provoca una salivazione molto forte. Ricordo che la salivazione per l'acido malico, come altre acidità fisse, si nota dalle ghiandole sublinguali. Dopo un po' che abbiamo il vino in bocca, la presenza di acidità ci fa aumentare la secrezione di saliva. Più forte questa secrezione,
più intensa è la presenza di acidità fissa. L'acido malico non ha una componente molto gradevole perché, come dicevo, è addirittura astringente. Tant'è vero che nei vini di un certo livello si permette una seconda fermentazione, che è la cosiddetta fermentazione malolattica, che trasforma l'acido malico in acido lattico. Pur essendo sempre un acido che è ottimo per la conservazione, la durata di un vino, la longevità di un vino, lattico è molto più morbido, quindi non dà più quella sensazione di salivazione aggressiva e che disturba. Dà una gradevole freschezza, no? Che rende facile da bere, rende molto gradevole, ma non è più quella situazione che ci provoca quasi un termine di eccessiva salivazione. Infine abbiamo la componente dell'amaro. La componente dell'amaro viene praticamente visualizzata, sensibilizzata sulla parte retrostante della lingua, cioè in fondo alla lingua, subito prima della faringe. Sono lì i recettori delle sostanze amare ed è lì che si nota la presenza dell'amaro. La presenza dell'amaro indica un eccesso o un equilibrio sui tannini che sono responsabili di questa componente, come pure antociani, che sono presenti anche nei vini bianchi sotto forma di leucoantociani. Sono tutte sostanze utili per la conservazione del vino e che concorrono a rendere ricco il cosiddetto corpo del vino. Più alta è la concentrazione in antociani, in tannini, diciamo più alto è l'estratto secco del vino, cioè il residuo che rimane dopo l'evaporazione, più pregevole e ricco è il vino in degustazione. Ora, come si fa fisicamente questa degustazione? Si introduce in bocca un piccolo quantitativo di vino e lo si tiene, incominciando a sbattere in tutte le varie zone della bocca fino a che si incominciano a sviluppare le prime sensazioni. Le prime sensazioni saranno quelle di acidità, poi le cosiddette sensazioni tattili del vino, che sono relative alla presenza di alcol. L'alcol, dopo un certo periodo, a seconda della sua concentrazione, incomincerà a far percepire sulla lingua una sensazione termica che viene praticamente resa sensibile come fosse tutta una serie di piccole punture, come la presenza di piccoli spilli che pungono la lingua. Più elevata l'intensità e soprattutto più breve è il tempo in cui si sviluppano queste sensazioni tattili, più elevata è la concentrazione alcolica. Una volta esaminato questi aspetti, che quindi ci avranno già dato informazione sulla presenza di zuccheri, sulla presenza di acidi, quindi la salivazione con la parte sublinguale, la punta della lingua che ci permette di vedere e di sentire la presenza di zuccheri, noteremo anche una sapidità, cioè la presenza di sali. La sapidità è quella che dà una marcia in più al vino, cioè lo rende più brillante e ne dota, ad esempio, soprattutto la provenienza dal territorio e la composizione delle terre sulle quali insistono le vigne. Ora non ci resta che procedere alla degustazione. Per
Per farlo, come ho detto, terrò in bocca un certo periodo il vino. Dopodiché, prima di inghiottirlo, una volta che il vino ha già sbattuto bene, si è già portato alla temperatura della bocca, farò una profonda inspirazione e tenendo i polmoni pieni, deglutirò il vino e mi appresterò a sentire cosa succede nei profumi che mi si svilupperanno conseguenti alla deglutizione. Facciamo questa manovra, quindi prima introdurrò del vino. Bene, questa operazione ci ha permesso di trovarci di fronte a un vino di un corpo alcolico piuttosto rilevante, tant'è vero che noi abbiamo sentito la sensazione termica prima di 10 secondi. E al momento della deglutizione abbiamo notato prima la presenza alcolica molto molto forte, che è quella che subito si è liberata, e poi le altre sensazioni che hanno confermato nient'altro che le sensazioni che avevamo già avuto al momento della olfazione. Il cosiddetto retrogusto, il retrogusto normalmente è un risultato differente tra le sensazioni all'olfazione e alla deglutizione. Normalmente un retrogusto diverso, cioè un retrogusto in effetti, non è mai una componente positiva. Cioè, bisogna che ci sia una certa uniformità, perché significa che anche a temperature elevate, la temperatura della bocca, non si sprigionano sostanze di tipo sgradevole. Per quanto riguarda l'esame gusto-olfattivo, le caratteristiche che si metteranno in evidenza saranno ovviamente la struttura: più ricco è il corpo del vino, più differenziato è questo corpo, più elevato sarà il valore della valutazione, l'equilibrio tra le componenti. A seconda dei vari componenti, alcolico, acidità, e componenti tannici, no? Ci dovrà essere un equilibrio, cioè un buon bilanciamento delle loro componenti. Avremo un'intensità, più forte è l'intensità al momento della deglutizione, più forti saranno le sensazioni che abbiamo. Tipica è quella che ho appena menzionato, la presenza di intensità dovuta all'alcol che si è sprigionato liberandosi in maniera quasi aggressiva in bocca. Ma soprattutto la persistenza. La persistenza è forse uno dei pregi più importanti, no? Che viene attribuita ai vini. Si chiama ad esempio PAI, cioè persistenza aromatica intensa. Viene espressa in secondi, e più un vino è di qualità, più elevata sarà questa persistenza. Cioè, in parole povere, si dice che il vino è lungo o molto lungo, oppure un vino corto, cioè un vino che ha, diciamo, poche sensazioni gustative, quasi praticamente lascia il tempo che prova. L'acqua non ha persistenza, non ha sapori e se ne va via subito. Un vino di grande pregio rimane in bocca dopo averlo deglutito molto a lungo, e se questo ci ha dato il piacere al momento della deglutizione, altrettanto piacere ce lo dà la sua persistenza in bocca.
Parleremo poi di qualità, anche qui la qualità è data da sensazioni più o meno fini, più o meno raffinati, più o meno ricche, che permettono di valutare questo vino. Infine, l'armonia. L'armonia è quell'insieme di sensazioni in cui nessuna prevale sulle altre. Si dice che un vino è armonico quando nessuna sensazione tira da una parte rispetto alle altre, cioè abbiamo un perfetto equilibrio tra le varie componenti, tra tannini, alcol, sapidità e complessità. Con questo abbiamo esaminato il sistema di valutazione gusto-olfattivo. Parleremo poi nelle prossime sedute di come si abbinano, quali sono i criteri che permettono di abbinare i vini con i diversi cibi.